rapina aggravata e furti con strappo nel centro storico di Fano, arrestato un trentenne, denunciati due giovani complici. Le vittime erano sempre ultra sessantenni. Cambio di auguri e consegna delle onorificenze al merito per 8 persone. Ieri pomeriggio la cerimonia nella sala metaurense della prefettura di Pesaro e Urbino. Finanziato il collegamento tra le zone industriali di Monbaroccio e il depuratore di Santa Maria dell'Arzilla, primo passo per la bonifica del torrente. Telelettura, nuovi serbatoi e una rete sempre più efficiente. A Mondolfo in corso importanti interventi strutturali per un servizio idrico sempre più di qualità. È ora di costruire insieme il ponte verso il futuro. Le parole di Cristian Fanesi, candidato a sindaco del PD dopo la scelta emersa nell'assemblea dell'Unione Comunale. Da sabato scorso alla Chiesa del Suffragio è possibile ammirare la mostra Tramaturgie Artistiche, protagonisti 30 libri d'autore realizzati da artisti locali e nazionali. Premi tecnologici, buoni spesa e prodotti enogastronomici. Allo Sport Park e alla Cooperativa Tre Ponti di Fano si gioca a tombola per tutte le festività. Mercoledì 20 dicembre, benvenuti cari telespettatori di Fano TV a questa nuova edizione del telegiornale. I carabinieri della Compagnia di Fano hanno dato esecuzione ad un'ordinanza di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di un trentenne ritenuto responsabile in concorso con altri due giovani di 18 e 25 anni indagati a piede libero di aver commesso 4 furti con strappo di collalina in oro ai danni di altrettante vittime. L'uomo è anche ritenuto responsabile di una rapina nei confronti di un 65enne. I fatti sono accaduti tra i mesi di luglio e agosto di quest'anno, in pieno giorno, lungo Corso Matteotti e nelle immediate vicinanze. La scelta delle vittime non era casuale, trattandosi di persone di età compresa tra i 60 e gli 81 anni, circostanza che avrebbe consentito agli autori di assicurarsi una rapida fuga dopo la commissione del fatto. Inoltre, il modus operandi era sempre lo stesso. Il trentenne e i due complici, dopo aver scelto le vittime, le seguivano a piedi fino al luogo più appartato. Strappata la collanina dal collo, scappavano. I militari, anche grazie alle immagini degli impianti di videosorveglianza, hanno identificato il trentenne e perquisito il suo domicilio, dove hanno rinvenuto l'abbigliamento utilizzato durante uno dei furti. Ora l'uomo dovrà rispondere in concorso con gli altri giovani di rapina aggravata e dei 4 episodi di furto con strappo. Ieri, con una cerimonia in prefettura, Emanuela Saveria Greco, prefetto di Pesaro e Urbino, ha scambiato gli auguri con le autorità provinciali e consegnato onorificenze al merito ad 8 persone. Marco Lonigro. Salone metaurense della prefettura ha gremito per il tradizionale scambio degli auguri tra il prefetto Emanuela Saveria Greco e le autorità della provincia di Pesaro Urbino. Un momento utile anche per tracciare un bilancio e proiettarsi al 2024, un anno importante per la città di Pesaro. Dal punto di vista lavorativo, che anno è stato per lei? Molto impegnativo. Io e i miei collaboratori e tutto il personale della prefettura lavoriamo con passione, in un clima di serenità, ma lavoriamo tanto perché è diminuito il numero degli impiegati e quindi ognuno di noi fa più di quello che in teoria dovrebbe fare, ma lo facciamo con passione, lo facciamo per la collettività. Tempo di bilanci ma anche di previsioni in vista di Pesaro 2024, qual è il suo punto di vista? Guardi, io sono emozionatissima, ogni volta che penso a Pesaro, capitale della cultura, immagino a cosa si possa fare e soprattutto a come usare questo salone, perché vorrei che tornasse agli antichi fasti rinascimentali, quindi faremo tante cose per far sì che sia una bellissima festa e soprattutto che questo territorio, non solo il comune di Pesaro ma tutta la provincia, sia conosciuto per come merita.
Un pomeriggio dedicato anche alla consegna delle onorificenze dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana ad 8 persone, tra cui Gianluigi Cirtoli, comandante dei Carabinieri, nominato cavaliere. È un riconoscimento dell'attività che viene fatta tutti i giorni ed è un piacere averla fatta qui a Pesaro, aver raggiunto questo risultato qui a Pesaro a livello provinciale. Però sono contento che sia giunto in questa occasione, a livello, diciamo, in questa situazione, in questa cornice così bellissima come la Prefettura di Pesaro. E Amerigo Varotti, direttore di Confcommercio Marche Nord, nominato commendatore. C'è una certa progressione, no? Per cui dalla prima onorificenza di cavaliere, poi ufficiale, questa di commendatore è arrivata dopo diversi anni. Lo speravo, auspicavo che avvenisse, perché per un fatto familiare, mio padre prima di morire è stato nominato commendatore al merito della Repubblica e mi sarebbe piaciuto emulare mio padre, quindi ci sono riuscito. Una cosa dove non riuscirò è che lui, quando è morto, l'hanno nominato anche colonnello, e quello onestamente non riuscirò a farlo. Non si accorge del cartello con l'altezza massima di 3,50 m per il transito al di sotto del cavalcaferrovia, danneggia il soffitto e rimane incastrato con l'autocarro. È successo questa mattina alle 8:20 in Viale Carducci al Lido di Fano. Protagonista un 55enne di Fossombrone, rimasto illeso. Sul posto sono intervenuti il personale di RFI e la polizia ferroviaria. Questi ultimi eseguiranno un ulteriore intervento per il ripristino delle condizioni del sottopasso. Nei giorni scorsi i finanzieri di Pesaro, su disposizione del GIP, hanno dato esecuzione al decreto di sequestro preventivo, per un importo di oltre 800.000 euro, del denaro presente nei conti correnti bancari di un imprenditore nel pesarese, ritenuto responsabile di una consistente evasione fiscale. Il provvedimento rappresenta l'atto conclusivo di un'articolata attività di polizia giudiziaria e tributaria nei confronti di una società operante nel settore della fabbricazione di profilati in plastica. Infatti le fiamme gialle hanno scoperto uno schema di frode ingegnato dall'imprenditore che, avvalendosi di un'altra società, riusciva a ottenere indebiti vantaggi fiscali grazie ai fittizi rapporti economico-commerciali con quest'ultima. E passiamo alle elezioni amministrative con l'intervista realizzata a Cristian Fanesi, attuale vice sindaco di Fano e candidato sindaco del PD. L'Assemblea dell'Unione Comunale si è espressa e lei è il candidato sindaco di Fano per il PD. Una decisione presa all'unanimità, se l'aspettava? Sì, una decisione presa all'unanimità da un attivo di tutti gli iscritti del Partito Democratico di Fano. È venuta fuori dopo ampia discussione, non era scontato che venisse fuori il mio di nome e dunque sono contento, sono consapevole anche del fatto che da questo momento in poi inizia una sfida nuova, una sfida diversa, non solo dentro il Partito Democratico ma fuori, in città, perché si possa dare a Fano un candidato per il centro-sinistra giusto che possa vincere le prossime elezioni amministrative, e come Fano merita di essere governata bene e quindi anche con applicazione e con orgoglio. E quindi questo è il risultato dell'Assemblea Comunale. Ho accettato questo incarico dopo aver dato la mia disponibilità con soddisfazione. È una esperienza da assessore all'urbanistica, soprattutto da vice sindaco, per cui immagino che il percorso futuro sia anche in continuità con il lavoro svolto sino ad oggi. Il mio percorso è molto chiaro, netto. Sono stato segretario del PD, sono stato capogruppo nel Partito Democratico all'opposizione delle giunte precedenti, sono diventato prima assessore ai lavori pubblici, poi nel 2019, anche stante il successo elettorale, sono diventato vice sindaco. Quindi un percorso lineare, è un percorso che ho fatto sempre con orgoglio, con ambizione e con passione, e quindi sicuramente la Fano che sarà una città che tiene conto di quel bel lavoro che abbiamo fatto, migliorando gli ambiti dove si può migliorare e ci sono degli ambiti dove possiamo far meglio, e sicuramente in continuità, ma gettando un ponte verso il futuro. Questa città deve pensare anche a cambiare alcune cose, a fare delle scelte coraggiose, e quindi questo è quello che vorrei fare.
Cosa ne pensa invece di un campo largo con i progressisti per Fano 2050? Sono sempre stato favorevolissimo al campo largo, è uno sforzo che il centro-sinistra deve farlo fino alla fine, venendo dietro anche alla linea del Partito Democratico a livello nazionale. Serve uno sforzo in più da parte nostra, ma anche da parte di questo campo progressista, che certamente si deve mettere insieme al centro-sinistra classico per opporsi a un vento di destra che, come dire, sta arrivando. In questa regione è già arrivato dopo la sconfitta di Ancona della regione Marche, e quindi in questo momento le forze di sinistra, di centrosinistra di questa città si devono unire, perché devono, come dire, resistere a una situazione esterna molto difficile. Quindi l'appello che io faccio è che queste forze si uniscano, che le persone che si sentono di sinistra e di centrosinistra rafforzino il loro impegno nell'ambito della loro vita sociale, perché insomma questa coalizione possa continuare a governare la città. Ora ci spostiamo a Mondolfo, dove sono in opera i lavori dei nuovi serbatoi per una rete idrica più efficiente. Novità l'installazione di contatori di telelettura utili a individuare eventuali perdite occulte. Sentiamo. Telelettura, nuovi serbatoi e una rete più efficiente. Tutto questo a Mondolfo, dove sono in corso i lavori per il potenziamento dell'acquedotto a servizio del centro e delle frazioni di Centocroci e Ponterio. Questa mattina ASET S.p.A. insieme ai tecnici e all'amministrazione comunale hanno eseguito un sopralluogo nel cantiere, partito lo scorso ottobre e con una durata stimata di circa 17 mesi. Sostanzialmente andremo a sostituire le condotte idriche sulla strada, sull'SP17, a partire dalla rotatoria ex 424 la Pergolese, quindi in corrispondenza di Moretti Forni, fino a Bonacesta, quindi su Via Fano. E andremo a cambiare le due condotte, quindi la premente e la distribuzione. Poi interverremo appunto sui serbatoi. Questo che vede alle mie spalle è un nuovo serbatoio, quindi realizzato completamente nuovo, inesistente prima. Funge da serbatoio per le zone più basse rispetto a dove ci troviamo noi e da rilancio per alimentare i serbatoi che si trovano appunto in alto su a Mondolfo. Andremo poi a rinnovare il serbatoio di Bonacesta, che verrà completamente demolito, ricostruito più grande. Il serbatoio di Montecoco, anche lì interverremo per ripristinare la camera di manovra e facilitare quindi anche gli interventi di manutenzione da parte del personale di ASET, e su la centrale di Sterpettine andremo a demolire e a ricostruire uno dei fabbricati presenti. È un intervento quindi che consente di avere un maggiore accumulo di acqua anche per futuri sviluppi urbanistici da previsti in PRG. È un'opera veramente importante. Intanto partiamo dall'ammontare dei costi, che parliamo di circa 3 milioni. Noi andiamo a potenziare innanzitutto i serbatoi, creando due serbatoi completamente nuovi e andando a bonificare gli altri. Nello stesso tempo, aggiunto poi Reginelli, verranno installati sempre nel comune di Mondolfo circa 2.300 apparecchi di telelettura idrica. Parliamo di 7.900 utenze in tutto il comune di Mondolfo, tra utenze civili, private e utenze commerciali. E abbiamo notato da subito, quando questo sistema è stato applicato a Fano, dei vantaggi notevoli. È un sistema di telelettura che ti permette di capire in maniera quasi istantanea, parliamo delle 24 ore, gli eventuali consumi anomali che ci sono all'interno delle nostre case, dei nostri edifici. Di conseguenza si può subito intervenire, e questo intervenire vuol dire evitare poi che vengano emesse da parte dell'ASET delle maxi bollette a causa appunto delle perdite occulte. Sì, un investimento significativo da parte di ASET, che ringraziamo per l'attenzione rivolta nei confronti del nostro territorio, e che ci permetterà di potenziare l'acquedotto e di migliorare il servizio idrico a favore dei nostri cittadini, in particolare per Mondolfo Centro, ma anche per i quartieri di Ponterio e di Centocroci. Quindi continua la sinergia e la collaborazione costante assieme all'ASET per migliorare i servizi offerti nei confronti degli utenti.
Negati dal lato sono stati messi a disposizione dalla Regione 50.000 euro per redigere un progetto finanziato a bonificare le acque dell'Arzilla, secondo un percorso compiuto congiuntamente con i comuni di Fano, Monbaroccio e Pesaro. Un risultato importante che è stato messo in evidenza dal sindaco Petrucci e dall'assessore all'ambiente Fattori. Pesaro, Fano, Monbaroccio sono i tre comuni interessati a far sì che l'Arzilla possa defluire tranquillamente verso la costa senza creare danni. Sindaco Petrucci, ci sono novità a questo proposito per quanto riguarda il suo comune? Sì, fortunatamente sì, abbiamo trovato una grandissima sinergia, ringrazio gli assessori del comune di Fano, nonché il sindaco Seri e naturalmente il comune di Pesaro e gli assessori preposti per la grande disponibilità e il grande interesse dimostrato sulla questione. Fortunatamente siamo riusciti a ottenere 50.000 euro dalla Regione che ci permettono a questo punto di poter iniziare una fase di progettazione, un percorso nuovo che prevede per i comuni di Monbaroccio e naturalmente per i comuni limitrofi una migliore possibilità di garanzia su quella che è la tutela di quell'ambiente, di quello che è l'ambiente, la fauna e la flora di quel fiume che ci coinvolge tutti, è area di confine, e pertanto capire se Monbaroccio è responsabile di determinate criticità che vertono su Fano, in particolare alla foce, può essere determinante tramite questo percorso sinergico. Una progettazione di 50.000 euro che ci permette di visionare se abbiamo criticità nel sistema depurativo della zona, nostra regimentazione fognaria dell'area industriale, in particolare dell'area Cairo e dell'area Villa Betti che gravita su Pesaro. Quindi un sistema sinergico che coinvolge tutti quanti, che ci permette di guardare con più prospettive positive il futuro di quel fiume che coinvolge queste bellissime realtà. Quindi l'intento è quello di collegare le zone industriali al depuratore di Santa Maria dell'Arzilla in modo che nell'Arzilla poi defluiscono acque depurate. Assolutamente sì. Il sistema che abbiamo collaudato con gli altri comuni è questo. La volontà è provare a collettare tutta l'area industriale, l'area del Cairo e l'area di Villa Betti tramite il depuratore di Santa Maria dell'Arzilla, che è quello di riferimento, per far sì che le acque siano pure, siano pulite e Fano non subisca i danni che purtroppo produciamo a monte. Assessore Fattori, finalmente stiamo arrivando alla radice del problema per quanto riguarda l'Arzilla e si influisce sulla depurazione delle acque che giungono dalla collina. Questo è una interessante evoluzione di collaborazione con il comune di Monbaroccio. Quando si affrontano i temi, soprattutto quelli complessi, in modo complesso e organico, i risultati arrivano. Quindi ringrazio il comune di Monbaroccio, la regione e il comune di Pesaro, perché insieme abbiamo affrontato il tema dell'inquinamento dell'Arzilla. Se noi vogliamo evitare gli inquinanti sulla spiaggia dell'Arzilla, sulla linea costiera, non possiamo solo volerlo, desiderarlo, lo dobbiamo fare. Come facciamo a realizzarlo? Ecco che prima di me la mia collega, l'assessore Brunori, aveva avviato una serie di analisi. A seguito di quelle analisi siamo riusciti, con una progettualità e una valutazione intelligente di quelle analisi, a capire dove erano le principali fonti di inquinamento, e adesso siamo riusciti a ottenere, grazie alla preziosa collaborazione della Regione, che ringrazio, che ha dei tecnici veramente professionali che sono stati di grande aiuto, a trovare i finanziamenti per il progetto di collettamento degli scarichi di Monbaroccio. Ora qualcuno dirà: ma noi siamo a Fano, perché Monbaroccio? Perché siamo un sistema complesso e gli scarichi di Monbaroccio dobbiamo aiutarli a realizzarli per migliorare il territorio di Monbaroccio e per migliorare la situazione di Fano e la situazione ambientale delle sue coste. Si chiama Pesaro Capitale ed è la card che permette di entrare in tutte le strutture di Pesaro Musei e non solo, uno strumento utile per vivere al meglio il palinsesto degli eventi del prossimo anno. La card sarà attiva dal 2 di gennaio. Sentiamo. La card che abbiamo voluto chiamare non a caso Pesaro Capitale, che sostituisce le altre convenzioni, gli altri strumenti, ma diventa uno strumento più importante non solo per l'asta di Pesaro ma per tutto il territorio provinciale, perché innanzitutto va ad armonizzare quella che è l'offerta della rete museale cittadina, una card che avrà un costo di partenza di 12 euro annui ma con tutta una serie di riduzioni fino a 7 o 5 per le varie categorie normalmente previste dalle riduzioni, quindi un prezzo veramente poco più che simbolico per la durata di un anno, che riguarderà tutta la rete museale cittadina pesarese, ad esclusione della Sonosfera, che avrà una sua abilitazione specifica ma sempre in linea. Soprattutto avrà la possibilità di essere raccordata, come già sta avvenendo, con l'offerta museale degli altri comuni, degli altri 50 comuni della provincia collegati a Pesaro Capitale Italiana della Cultura. Quindi capiamo che è uno strumento importantissimo per il 2024, ma che può
dare seguito anche a collaborazioni strutturali anche per gli anni a venire. L'occasione di oggi c'è anche importante per comunicare l'accordo con l'Arcidiocesi di Pesaro Urbino per la gestione, sempre attraverso la stessa card che vale da biglietto e titolo d'ingresso sia del Museo Diocesano che della richiestissima Chiesa del Nome di Dio, che sta facendo anche numeri importanti, che è un'esperienza artistica che di per sé, come si dice, vale il viaggio e che quindi, grazie anche allo sforzo congiunto di Arcidiocesi e Comune di Pesaro, rientra in un'unica offerta. La card si può acquistare fisicamente nella rete museale, ma allo stesso modo può essere anche richiesta online e ricordo ha la durata di un anno, naturalmente rinnovabile. E ci spostiamo al Pincio di Fano, dove si è concluso il secondo fine settimana di Un Sorso di Tradizione. 3.000 morette servite e 40 kg di dolci abbinati. Grande successo per Un Sorso di Tradizione, l'iniziativa che si è svolta al Pincio attraverso 5 talk dedicati alla bevanda tipica fanese e al suo abbinamento con prodotti di pasticceria. L'evento, organizzato da Confesercenti con il sostegno del Comune, il supporto della Proloco e la collaborazione di Mascafè, nell'ultimo fine settimana ha visto protagonisti Sesto Amatori del Caffè Centrale e Stefano Giovannelli del bar Pasticceria Nolfi nel primo appuntamento, mentre Fabrizio Staniscia del bar Caffè Cristallo e Fabio Matto Cavazzoni della pasticceria Cavazzoni nel secondo. Direttore, a grande richiesta, Un Sorso di Tradizione si riconferma anche questo weekend. Ma piace proprio questa moretta fanese? Pare proprio di sì, i numeri sono dalla nostra parte. Il progetto Moretta è nato nell'ambito di promuovere i prodotti tipici del territorio. Noi come Confesercenti, oltre a tutelare i nostri associati dal punto di vista sindacale, cerchiamo anche di supportarli nelle iniziative che possono in qualche modo arrecare un beneficio economico alle loro attività. Noi a Fano abbiamo la nostra muretta, cerchiamo di tutelarla. Mi è capitato di recente di andare a mangiare in un ristorante in un paese qua vicino dove nel loro menù avevano la muretta e ho tenuto a specificare, ma si tratta di muretta fanese, quindi i prodotti tipici anche come elementi identificatori dei territori. Novità di questo secondo fine settimana è stata la presenza di Rodolfo Taussi, che ha presentato il profumo alla muretta, un'essenza unica che è stata molto apprezzata da tutti coloro che l'hanno provata in anteprima. Fatta con tutti ingredienti marchigiani, a cominciare dall'anice, del rum fatto nelle Marche, così come un tappo molto bello in pietra delle Cesane e tagliato dagli scalpellini di Isola del Piano a mano, per cui ogni tappo è diverso dall'altro. Carta riciclata di un'azienda di Piorco, vetro di Macerata, per cui tutto marchigiano. Abbiamo voluto creare questa chicca particolare in onore della nostra moretta. Stefano, io direi che questa seconda edizione di Sorso di Tradizione, due weekend, direi che è stato veramente un gran successo. Sì, anche questa replica che è andata alla grande, tanta partecipazione, tanta promozione del territorio e delle nostre attività principali di Fano, quindi siamo molto soddisfatti. Ho notato un grande entusiasmo anche con tutte le attività, bar, pasticcerie del territorio che rispondono bene a queste iniziative. Sì, ogni volta che chiamiamo per cercare di promuovere il territorio sono prontissimi a dare sostegno sia per la propria città, sia per il prodotto tipico, in questo caso la moretta, e anche per promuovere i propri locali. Quindi è proprio quello che ci dà la forza come Confesercenti di andare avanti, cercare di promuovere le attività, il territorio e i loro prodotti. Le prossime iniziative quali saranno? Qualche altra iniziativa in cantiere ce l'abbiamo, non vogliamo svelare niente, sicuramente l'anno nuovo ci saranno delle novità importanti. Per la nostra rubrica Arte e Cultura siamo stati all'inaugurazione della mostra Drammaturgie Artistiche ideata da tre artisti locali. C'è andata per noi Cristiana Guerra. Ogni armonia è preziosa. Crearla e fare pace con essa. Per rendersene conto è sufficiente vedere la mostra inaugurata sabato pomeriggio alla Chiesa del Suffragio di Fano dal titolo Drammaturgie Artistiche, in cui i protagonisti sono i libri d'artista. 30 i libri esposti che si presentano sotto forma di scatola, in grado di racchiudere le emozioni, l'armonia e le fantasie di artisti conosciuti a livello nazionale ed internazionale. Presenti all'inaugurazione il sindaco Massimo Seri, l'assessore alla cultura Cora Fattori e i suoi organizzatori, Gastone Mariani, Giovanni Bellantuoni,
Buono e Paolo del Signore. La mostra è nata da un'idea di Gastone Mariani, l'ex direttore del Brera, ci ha coinvolto, quindi io e Bell'Antuono abbiamo ben aderito a questa cosa, abbiamo organizzato questa mostra, 30 artisti di tutta Italia e anche dalla Cina addirittura, per realizzare, ognuno ha realizzato un libro particolare dove racconta la sua storia. Questa mostra poi è interessante perché vede il legame tra diversi artisti e la mostra poi andrà in diversi territori del Marchigiani, andrà poi probabilmente a Torino, Roma e Milano e presumibilmente avremo contatti anche con la Cina, quindi è un'idea molto interessante perché è una mostra che vede proprio il rapporto di diversi artisti che collaborano insieme, che lavorano, ma che portano poi anche il nome della città di Fano in giro per il mondo. Lei viene dal Trentino per questa mostra? Siamo stati invitati, gli artisti di Fano sono venuti a trovarci l'estate scorsa, anzi quest'estate, noi abbiamo ricambiato in questa mostra molto contaminante, molto bella, in questa città ricca d'arte e di storia. Ringrazio per l'ospitalità. Ancora una mostra che rappresenta un valore aggiunto per la città di Fano. La città di Fano è ricca culturalmente e questo viene dimostrato per l'ennesima volta da questa mostra, una mostra molto particolare, molto curiosa, perché viene ribaltato il concetto di libro e di opera d'arte, quindi vediamo che il libro diventa un'opera d'arte di immagine, cambia il suo materiale e viene appoggiato su un supporto cartaceo di cartone che è quello che solitamente compone il libro. È un valore aggiunto perché raccoglie, si apre al territorio nazionale e non solo, perché ci sono espositori che arrivano anche dalla Cina e raccontano i diversi modi di concepire l'arte, l'arte contemporanea. Fano si dimostra sempre più ricca e si dimostra pronta per capitale della cultura, ma questo lo è da sempre grazie al grande valore culturale che viene portato dai suoi cittadini, che ringraziamo per questa mostra che è un grande regalo. La mostra sarà visitabile fino al 31 dicembre dalle ore 16 alle ore 19. Ed ora apriamo la pagina dedicata al Natale. Come da tradizione tornano le tombole sia allo Sport Park che alla cooperativa Tre Ponti di Fano. Da tanti anni a Fano due realtà locali organizzano la classica tombola di Natale. Partiamo dallo Sport Park. José, quando si gioca? Noi giochiamo tutti i giorni dalle 21 in poi e i giorni festivi anche al pomeriggio dalle 16, quindi tutte le domeniche e tutti i giorni rossi, diciamo, proprio i giorni classici di festa. E tanti i premi, immagino? Sì, sì, dal salame fino ad arrivare alle TV, i telefoni, tecnologia, tutto quello che ci può essere. Andiamo a cercare anche qualche novità, se ce ne sono, così almeno i nostri clienti hanno più piacere di provare a vincere. E anche la cooperativa Tre Ponti ormai si gioca da qualche settimana. Giochiamo praticamente tutti i weekend e dal periodo natalizio, quindi da Natale fino al 7 di gennaio, giocheremo tutte le sere e il 25, il 26, il primo e anche il 6 gennaio giocheremo il pomeriggio. Peraltro il 6 gennaio approfitto perché ci sarà anche dei piccoli regali che verranno fatti ai più piccini tramite l'ingresso della Befana, che arriverà proprio lì alla sala della cooperativa. Poi chiaramente la tombola non finirà lì, perché noi siamo un pochettino più lunghi e arriveremo fino a Pasqua, quindi sarà un impegno chiaramente fino a Pasqua, però dal 7 in poi soltanto il sabato e la domenica sera. Anche quest'anno sono confermati i buoni spesa? Sì, sì, abbiamo visto che l'anno scorso e gli anni passati sono andati veramente molto bene e quest'anno abbiamo riconfermato, abbiamo buoni spesa. Adesso non faccio nomi per non fare pubblicità, però chiaramente per quello che riguarda dei negozi di alimentari e dei negozi di elettronica, quindi ognuno può poi eventualmente scegliere che cosa prendere, in maniera tale che può anche comprare ciò che vuole una volta che ha vinto il premio. Gli appuntamenti principali della vostra tombola? Beh, sicuramente da noi non passa la Befana, però il 25 di pomeriggio ci verrà a trovare il Grinch, quindi per tutti i bambini che ne avranno voglia ci sarà da divertirsi. E poi ricordiamo che il 7 di gennaio ci sarà l'estrazione del premio finale, ancora non abbiamo ben deciso cosa sarà una sorpresa, e andremo a chiudere il 14 di gennaio, la domenica del 14 di gennaio. Quindi, come potete vedere, ce n'è un po' per tutti, sia per quanto riguarda i più piccini, perché chiaramente sia con lo spettacolo del Grinch che con la Befana cerchiamo di rendere comunque le serate sicuramente più allegre, perché poi non è che si leggono soltanto i numeri, facciamo anche qualche battuta e ci divertiamo, esatto, insomma, esatto. È più un divertimento per tutti quanti che
che è un banalissimo gioco da tavolo, insomma, come magari si faceva a casa. L'orchestra di fiati Fanum Fortune, diretta dal maestro Sauro Nicoletti, e il coro Canta che ti passa, diretto dalla maestra Giovanna Donini, eseguiranno il 22 dicembre prossimo il consueto concerto di Natale a Fano, nella chiesa di San Cristoforo, alle 21:15. Il 28 dicembre invece l'orchestra organizza un secondo concerto natalizio, sempre alle 21:15, questa volta nella chiesa di Villanova di Montemaggiore di Colli al Metauro, con la partecipazione del coro di Voci Bianche della parrocchia San Giovanni Bosco. L'ingresso è libero. E ora andiamo alla scoperta dei vostri presepi. Questa sera apriamo con il presepe realizzato da Melania e Elisa. Isotta Alessandroni da Calcinelli di Colli al Metauro. Questa invece è l'opera realizzata dai bambini dell'asilo Maggiotti di Fano. Da Lucrezia di Cartoceto, Stefano e Federica. Flavio e Omelia da Mondolfo. Ritorniamo a Lucrezia di Cartoceto con l'opera realizzata da Cinzia e Michela. Questo è quello di Barbara, da Fano. Concludiamo da Centinarola di Fano con il presepe realizzato da Elisabetta. E vi ricordo che per poter partecipare potete inviarci 3 fotografie oppure un video di 20 secondi, mi raccomando, in orizzontale a presepi@fanotv.it fino al 5 di gennaio. Chiudiamo qui questa edizione del telegiornale, vi auguro un buon proseguimento di serata e vi ricordo l'appuntamento di domani mattina alle ore 7 con la rassegna stampa insieme a Massimo Foghetti. Arrivederci a tutti e buona serata.